Ciao a tutti, sono Angela Mancusi e sono presidente del Comitato Nazionale Docenti Vincolati. Da maggio 2022 per il Ministero sono una docente svincolata a tutti gli effetti, poiché avendo ottenuto un trasferimento nella provincia di residenza non ho più vincoli e posso effettuare qualsiasi movimento. Quindi al Ministero della mia continuità didattica non interessa. Dal 2020 però la politica ha deciso di legiferare sulla mobilità, costringendo quindi tutti i docenti assunti a partire dal 2020-21 a un vincolo prima quinquennale e poi triennale sulla sede di prima immissione. Abbiamo visto che lo scorso anno si è potuto derogare al CCNI tramite un vuoto normativo, si è permesso quindi ai docenti di spostare la sede di titolarità. Questo ovviamente non è più permesso. Il mio appello alla politica è quello di prendere una posizione netta, chiara, un'unica volta e un'ultima volta che sia uguale per tutti. Non è giusto che ci siano al 2022-23 docenti che possono fare mobilità, docenti che non la possano fare, docenti che possano fare assegnazione provvisoria, docenti che non la possano fare. Quindi occorre una presa di posizione netta, chiara e univoca per tutti. Ai sindacati cosa posso dire? Di continuare il proprio lavoro. Ovviamente loro sono i nostri delegati. Noi paghiamo delle tessere sindacali perché ci fidiamo, quindi ci aspettiamo che domani nell'incontro con i sindacati ci sia un'unica soluzione chiara e uguale per tutti. Finalmente. E speriamo che un'altra cosa, un'ultima cosa non di minore importanza, mi auguro che il tema della mobilità sia finalmente restituito ai sindacati. La mobilità non è di natura politica, ma è un tema contrattuale e di natura sindacale. Quindi sono i sindacati a decidere su questo tema. Ecco, quindi non deve essere la politica che deve legiferare su cose di loro competenza. Abbiamo visto che negli ultimi anni soprattutto si è legiferato male e a seconda delle annate ci sono stati docenti più fortunati e poi docenti meno fortunati. Questo non deve capitare più. Il mio diritto alla mobilità deve essere lo stesso diritto per tutti i docenti, sia in provincia, sia fuori provincia, sia al nord, sia al sud. Anche perché sappiamo benissimo che con le aliquote al 25% questo tanto temuto esodo non ci sarà, quindi non capisco la preoccupazione del Ministero e della politica. Concedete a tutti la possibilità di fare mobilità, e del resto è il punteggio a chiarire chi potrà ottenere sede e chi no. Solamente un adeguato sblocco dei posti in organico di fatto consentirà a tutti i docenti finalmente di lavorare vicino casa, lì dove vogliono vivere. Quindi solamente così si potrà ottenere gente e personale felice e un minore numero poi di domande di mobilità, assumendo le persone lì dove vogliono stare. Quindi assolutamente io dico no ai vincoli per nessuno.